E sto preparando la mia paella speciale per questa sera. Vuoi assaggiare, Polpetta? La salsa piccante la renderà molto speciale. Volentieri, Piperita. È davvero piccante! Troppo piccante! Vuoi qualcosa da bere, Polpetta? Che delizia! Che cos'è? Che cos'è? Una bottiglia dell'aranciata più gassata del mondo! Ehi, sto volando! Che stai facendo, Polpetta? Voglio vedere se la pompa funziona con i croccantini. Oh, non si sono gonfiati neanche un po'. Neanche la pompa è divertente. Con chi potremmo barattarla? Cosmo l'astrogatto ha sempre un sacco di oggetti stravaganti. Devo sbrigarmi. Sta arrivando, Lampo. Ha iniziato ad allenarsi. Polpetta, da quando hai iniziato ad allenarti? Da quando ho deciso che non voglio più perdermi la paella di Piperita! Devo sbrigare! Ciao, Archibald! Sai che ore sono? Sì, è esattamente l'ora di pranzo, Polpetta. Grazie, Archibald! Non posso fare tardi! È deliziosa! Che fame! La paella! Atterraggio, Sagarino! No, sono arrivato troppo tardi! Milady, lasciami andare! Sei impazzito! Se ti lascio andare, volerai subito via! È proprio quello che voglio! Polpetta, ma cosa volevi fare? Volare? Sì. In cielo, tra le nuvole, leggero e aggraziato come... come... un passerotto! Un picchio! No, Polpetta, è l'uccellino meccanico di Edison! Edison? Il gatto strambo? Edison è il gatto inventore. Ci tiene a mostrare le sue strane invenzioni a tutti i gatti del quartiere? Volevo dire, le sue geniali invenzioni. Edison invita tutti voi Buffy Cats a vedere la sua nuova invenzione. Perché non regaliamo uno di questi cose a Nonna Pina? Così ci può avvisare quando è pronta la pappa. Buona idea. Facci strada. Berti la cacca da gatti! Non ho fatto in tempo, amici! Avrei dovuto usare il mio attacco sederino! Miau, miau, forse significa che Berti è più forte e furbo di qualsiasi gatto. Io non capire come aprire tenaglia. Polpetta, pronto a essere coraggioso? Oh, e io non sono sicuro. Mi fa paura essere coraggioso. Presa! Polpetta, devi fidarti di attacco sederino. D'accordo, allora ci provo. Ora correre veloce!
Luce! E il mio attacco, Senderino, ha funzionato! Diamo inizio all'operazione Pannolino. Visto? Non era pericoloso. Bastava maneggiare il pannolino con attenzione. Che puzza terribile! Aiuto! Non stanca. Polpetta, ora puoi mangiare tutte le torte e raggiungere Scabba allo scacco delle torte giganti! Finalmente posso giocare anch'io! Sta tranquilla, boss. Guarda, ci sono troppe torte e non riuscirà mai a mangiarle. Forza, Polpetta! Sei tutti noi! Non è possibile! Finalmente si comincia a fare sul serio! Bene, gatti gnam gnam, ormai siete arrivati alla sfida finale. Il primo di voi che mangerà la torta gigante vincerà. Dai, Polpetta, possiamo ancora farcela! È davvero ottimo! Basta, io sono veramente pieno! Che cosa stai facendo, Scab? Forza, mangia subito quella torta! No, ho già mangiato troppo, boss, e ora mi fa tanto male il pancino. Beh, come al solito, devo fare tutto da solo. Questa torta è grande anche per me, non ce la faccio. Il gatto gnam gnam Polpetta ha mangiato tutta la torta. Bravissimo! Coraggio, Polpetta, provaci! Salta! E ecco Sederino volante! Oh, mi dispiace! Una panchina come casa? Sì, è comodissima per sdraiarsi al sole di giorno o sotto le stelle di notte. Beh, sembra proprio comoda. Che puzza! Oh no! Ora il mio gelato finirà tutto a terra! E adesso chi si mangerà tutto il gelato prima che si sciolga? Con Polpetta nei paraggi, il tuo gelato non andrà mai sprecato. Grazie, Polpetta. È sempre un piacere aiutarti, Krim. Devo ammettere che è molto piacevole stare qui. Il parco è davvero meraviglioso. Sì, e puoi anche goderti i gelati di Krim. Ma questa casa non mi convince, mi manca qualcosa. Ti manca qualcosa, dici? In effetti questa panchina è bassa, forse hai bisogno di una bella vista panoramica. Guarda, Gus, che ne diresti di vivere sopra quest'albero? Da quassù c'è davvero una vista mozzafiato, in più c'è persino un lettino accogliente. Prova a dormire un po'. Nessuno potrà disturbarti lassù, Gus. Polpetta, credo di aver bisogno di una casa più grande senza vicini suscettibili. Ho un posto che fa proprio il caso tuo. Polpetta, ti ho beccato con le zampe nel sacco. Chi ha spento la luce in cucina? Dolcetto scherzetto? Aiuto! Prometto che non mangerò mai più dolcetti di nascosto! Aiutatemi, Buffigets!
Polpetta ha finalmente completato la digestione. Sì. Adesso però ho fame di nuovo. Sì, fantastico, finalmente. Sì. Nonna Pina sarà qui tra poco. Bufficats, andiamo in giardino a darle il bentornato. Micetti! Rastrello, mi stai perseguitando. Questo dispetto non fa più ridere. Micetti, sono tornata! Siete affamati per caso? Bene, guardate cosa vi ho portato! Polpette di montagna! Accidenti, che appetito, Polpetta! Tu sì che sai come far felice la nonna! Micetti, sta arrivando un temporale! Dai, andiamo dentro! Prima Polpetta ha bisogno di digerire. Iscriviti al canale.